Allora, questo libro ha un'origine lontana, cioè origina dai tempi della gravidanza, si è sviluppato durante il percorso attraverso tutte le varie storie che troverete poi nel libro, con i viaggi che abbiamo condiviso io e mio marito, Francesco, con la bambina, dalla natura, dalla vita di tutti i giorni, nei quali noi abbiamo poi tratto con la fantasia degli spunti. Quindi spunti anche a livello quotidiano, cioè piccole cose che ci hanno colpito. Questo libro però era, diciamo, stato dimenticato in un cassetto. È venuto fuori nel periodo del lockdown. Nel lockdown praticamente c'è stata una sorta di silenzio che ci ha colti un po' tutti, perché ci siamo allontanati, diciamo, dalla confusione, ci siamo allontanati dal frastuono che di solito ci coinvolge ogni giorno. E quindi abbiamo guardato un po' più dentro di noi, anche se io sono una farmacista, ho continuato a lavorare regolarmente, però chiaramente intorno a noi l'atmosfera era completamente diversa. Quindi ci siamo guardati dentro e ci siamo soffermati su particolari sui quali non ci eravamo mai soffermati. Per esempio, guardare più da vicino il pensiero di una bambina, cioè guardare con gli occhi di un bambino le stesse cose che guardiamo noi. Quindi guardare, diciamo, oltre. Che cosa significa guardare oltre? Cioè cercare di immedesimarci nei bambini per vedere con i loro occhi, quindi con l'ingenuità, con la fantasia, particolari che mi sfuggono nella vita di tutti i giorni. E quindi in questo modo è venuta fuori questa idea di creare questo progetto, perché io più che libro lo chiamo progetto, è un progetto che abbiamo cominciato a condividere insieme. Poi tra l'altro ci mancavano le illustrazioni. Ma le illustrazioni, l'idea è stata quella che siccome col lockdown c'era anche, diciamo, si erano creati dei confini a livello fisico, quindi noi non potevamo incontrarci con persone vicine come anche genitori, amici, perché eravamo isolati ognuno a casa sua, e quindi ho pensato che mia madre avrebbe potuto curare le illustrazioni, perché è un ex insegnante di francese, però in pensione, e ha sempre avuto una passione per le arti figurative. Allora ho pensato che lei avrebbe potuto dedicarsi a questo tipo di discorso. Insomma, questo libro non ci sarebbe stato se non ci fosse stata la caparbietà di Diana nell'insistere, insomma, a superare anche la mia pigrizia mentale di buttare giù anche io le mie storie. È un lavoro effettivamente, è un lavoro di squadra, però, ecco, diciamo, per quanto mi riguarda la mia partecipazione alle storie, è stato un po' rivivere l'esperienza della genitorialità e il momento, diciamo, delle favole della buonanotte, che era il mio momento con Matilde. Lavorando tutto il giorno, il mio tempo per lei era solo quello della sera, dal lunedì al venerdì, e quindi in qualche modo lei aspettava sempre, che rimaneva sveglia pur di aspettare, diciamo, il saluto, stare un pochettino ad ascoltarmi. E quindi sono partito con tutte le storie, perché noi non è che abbiamo inventato nulla, ecco, da tutte le favole Esopo, la cicala e la formica, la volpe, la cicogna, insomma, le sapevo così a memoria, e poi naturalmente quelle più famose andando avanti, ecco, non solo Esopo, Fedro, le storie di Perrault e poi della La Fontaine, di cui abbiamo la collezione. Però poi a un certo punto abbiamo esaurito il parco, diciamo, delle favole, e abbiamo cominciato a inventarle anche di sana pianta. E qualcuna di queste me le sono dimenticate, non ci sono nel libro, perché purtroppo, ecco, una frase che sta nel libro, che è di Diana, è che essere bambini è qualcosa che ci appartiene provvisoriamente. Poi a un certo punto l'evoluzione del bambino, che passa dall'interesse della favola, poi a piano piano i cartoni animati, poi film, a interazione poi crescendo con i video del telefonino, e ti lascia dimenticare a un certo punto alcune cose che hai fatto prima. Mi sono approcciata perché sono stata invitata in maniera piuttosto drastica perché mi ero leggermente impigrita in quel periodo e leggevo soltanto e basta. Però un giorno mia figlia e anche l'altro, il fratello, che hanno sempre condiviso le mie pitture, i miei dipinti, infatti a casa ho dei quadri.
e dipinti da me, è sempre olio su tela, e mi piace tantissimo disegnare, dipingere con olio su tela, soltanto che io ho detto, ma come faccio a fare olio su tela sulla carta? Non è possibile, era la mia tecnica, perché io avevo imparato insieme, ecco, riprendendo e andando un po' nel passato, è un'arte che io avevo appreso da mio padre, perché il suo grande hobby in parallelo alle sue attività era quello di dipingere e di fare il collezionista. E quando ero bambina mi diceva, vieni qua vicino a me e vieni a vedere come si dipinge, ci sono tante tecniche. Lui ne usava tantissimo, olio su tela, sull'acrilico, acrilico su tela, cioè io piano piano ho imparato. Poi naturalmente gli studi, la vita ti cambia, ti fa prendere altri percorsi, per cui io ho smesso, però a tempo perso, quando io crescevo questi bambini, perché avevo molto tempo a disposizione prima di insegnare, e mi mettevo e insegnato anche a loro a fare determinate cose, a scrivere, a poetare, a verseggiare, a dipingere, insomma ho fatto tantissime cose. E così mi sono dedicata anche a dipingere, ho fatto dei quadri, però mi sono fermata nel momento in cui ho cominciato a insegnare. Da lì ho messo tutto in un cassetto ed è finito là. Poi nel tempo mia figlia mi ha detto, mamma, vuoi rispolverare ancora? Vuoi aprire quel cassetto? Vogliamo mettere fuori qualcosa? Io dissi, ma no, è passato tanto tempo. Ma il tempo forse non era passato, perché quel sogno è rimasto. Ma come fare poi per passare a disegnare? E che ho fatto? Mi sono attrezzata, ho seguito con Matilde in una trasmissione che c'era un maestro che insegnava a disegnare, ci siamo messi, abbiamo visto in che modo dovevamo usare le matite, queste cose qui, e così ho incominciato.